Ben ritrovati al TG2000. Cari amici, buonasera. E questa sera apriamo parlando dell'emergenza maltempo, allarme rosso sul Gargano, dove è salito un morto e un disperso, il bilancio del violento nubifragio che da ore flagella il promontorio pugliese. La situazione più grave a Peschici, dove numerose famiglie sono state messe in salvo dalla forestale, mentre l'acqua travolge come un fiume in piena tutto ciò che trova sul suo percorso. Sentiamo la cronaca da Nicola Ferrante. Villaggio allagato. Le strade trasformate in cascate, i paesi tagliati a metà dalle inondazioni, la popolazione in fuga dalla furia di pioggia e vento, il maltempo che imperversa da due giorni sul Gargano adesso diventa emergenza, la situazione più critica a Peschici con oltre 500 sfollati e le prime vittime. È stato infatti ritrovato il corpo del giovane allevatore 24enne Antonio Facenna di Carpino, che risultava disperso da mercoledì. Ma anche le notizie faticano a circolare in una situazione di semi-isolamento di strade, elettricità e linee telefoniche, smentita poco fa la notizia circolata per tutto il giorno del ritrovamento di un cadavere in mare. Risulta invece ancora disperso un anziano settantenne di Vico del Gargano. L'uomo questa mattina lavorava per l'amministrazione provinciale e sarebbe stato travolto dall'acqua proprio mentre si occupava di manutenzione delle strade. Giallo anche su due bambini stranieri di 7 e 11 anni che risulterebbero dispersi, oltre a un quinto uomo ancora irreperibile. Vigili del fuoco, forestale e protezione civile stanno effettuando numerosi interventi di salvataggio per allagamenti in cantine, abitazioni e campagne su tutto il promontorio. Allagate le strutture di villeggiatura, è inviato un elicottero per soccorrere un bambino. Nel panico i turisti poi tratti in salvo, tra cui una coppia di danesi, il loro camper è stato trascinato dal fango. La prefettura chiede ai cittadini di non uscire di casa per evitare di essere travolti dall'acqua. Vieste, Rodi Garganico, San Marco in Lamis, San Giovanni Rotondo, le zone più esposte. Allertato l'esercito pronto a intervenire, strade interrotte, viabilità a singhiozzo con la statale 89, trasformata come vedete nel letto di un fiume di fango. Intanto proseguono le bombe d'acqua che dall'interno si riversano sulla costa, decine di milioni di euro il danno valutato dagli agricoltori, mentre solo per domani pomeriggio si prevede un miglioramento del meteo. È una cosa mai vista, in due giorni quello che è sceso qui in maniera violenta sul comune di San Marco, su tutto il Gargano, San Giovanni Rotondo in modo anche particolare, è piovuto in maniera violenta fino a poche ore fa. Il paese ha messo a soqquadro perché dalla parte alta della vallata stanno scendendo, è una cosa incredibile, solo non sapevamo di avere 30-40 metri di terreno. Qui funziona ancora molto il sistema famiglie, molte che hanno abbandonato le case sono rifugiati da parenti e amici, però ecco, molta gente sta dentro. Io stamattina ho bussato una a una le case e li ho pregati, ecco, quasi scongiurati di andare via. Ecco, mi appello al prefetto Gabrielli, qui c'è bisogno che qualcuno venga realmente a prendere atto di quello che cosa è successo da queste parti. Torniamo a Napoli, dove nel pomeriggio si è tenuto un presidio di solidarietà per ricordare Davide Bifolco, il ragazzo di 17 anni ucciso da un proiettile partito dall'arma di ordinanza di un carabiniere nella notte tra giovedì e venerdì. Giustizia, non vendetta, è il coro unanime del corteo. Intanto continua il lavoro degli inquirenti, che devono chiarire ancora la dinamica precisa dell'incidente. Barbara Masulli. Il giorno dopo è riservato alle lacrime, alle riflessioni, al senso di disagio per la morte di un ragazzo neanche 17enne alla quale si fa fatica a trovare delle risposte. È anche il giorno in cui gli abitanti di Rione Traiano hanno ricordato con una manifestazione di solidarietà e di protesta Davide Bifolco, il giovane incensurato ucciso accidentalmente, questa è la versione dei carabinieri, da un militare dopo un inseguimento che si è concluso tragicamente in via Cinzia, nel quartiere fuori Grotta di Napoli, nei pressi dello stadio San Paolo. Ecco, in centinaia si sono riversati in strada per chiedere non vendetta, precisano, ma solo giustizia.
giustizia. Un corteo annunciato da un centro sociale della zona al quale si è unita liberamente gente del posto, davanti a tutti donne vestite di bianco e bambini, fra queste anche la mamma di Davide. I toni sono duri, il dito puntato contro le forze dell'ordine, definite assassini con la divisa. La tensione fra questi vicoli è palpabile, anche perché scritte con significati simili sono state ritrovate sui muri della città già da questa mattina. Frasi allarmanti, così come quella pronunciata da un vicino della famiglia Bifolco: la camorra ci protegge, lo Stato ci uccide. La politica sociale dove sta? I quartieri a Napoli sono abbandonati, siamo abbandonati a se stessi. Per tutto il mondo, non solo a Napoli, per tutto il mondo. E le reazioni delle istituzioni non sono mancate: dal cordoglio manifestato al telefono alla madre di Davide, dal sindaco del capoluogo partenopeo De Magistris, al presidente del Senato Grasso, il quale si è detto fiducioso nel lavoro della magistratura. Ma sul caso sono ancora tanti nodi da sciogliere, diverse le questioni spinose ancora irrisolte, a partire dai nomi di chi si trovava su quello scooter. Oltre a Davide e a un diciottenne con precedenti per furto e danneggiamento, sul motorino era presente anche un terzo ragazzo. Per i militari si tratterebbe di un latitante di 24 anni, versione in contrasto invece con le dichiarazioni di parenti e amici del minorenne scomparso, secondo i quali il giovane in questione si chiamerebbe Enzo e non sarebbe un latitante, ma solo, come confermato dagli stessi giornalisti, un amico che ha scelto di non fermarsi all'alta della pattuglia perché privo di documenti. Da chiarire inoltre la dinamica dell'incidente. Oltre all'autopsia disposta per lunedì, qualche certezza in più potrebbero darla le telecamere dei negozi della zona, non quelle del comune, che invece erano disattivate. Ed ora andiamo in India per la vicenda dei nostri fucilieri di Marina, La Torre e Girone, detenuti da oltre 2 anni a New Delhi, in attesa che siano chiarite le accuse nei loro confronti. Dopo il malore che ha colpito La Torre nei giorni scorsi, potrebbe arrivare presto una svolta e almeno per lui il rientro per curarsi nel nostro paese. Clara Iatosti. Rientrare in Italia, un sogno che finalmente potrebbe diventare realtà per Massimiliano Latorre, il marò fermato in India assieme al collega Salvatore Girone dopo l'uccisione di 2 pescatori locali nel febbraio del 2012. I suoi legali hanno presentato istanza di rimpatrio alla Corte Suprema indiana per consentire un suo più rapido e completo ristabilimento dopo l'ischemia che ha colpito il militare italiano il 1 settembre e ne ha reso necessario il ricovero in ospedale a New Delhi. Una prima udienza è già in calendario lunedì prossimo ed è possibile che una decisione del massimo tribunale indiano arrivi a stretto giro. La Torre, le cui condizioni sono definite buone, sta seguendo specifiche terapie motorie e potrebbe essere dimesso già domani. Subito dopo sarà visitato da un neurologo italiano, il capitano di vascella Mendicini, direttore dell'ospedale militare di Taranto, che partirà stanotte per l'India. Mercoledì il ministro della difesa Pinotti aveva definito la situazione di La Torre insostenibile. Se la richiesta dei suoi legali verrà accolta, potrà tornare a casa ed essere affidato alle cure dei familiari. Regge la tregua in Ucraina dopo la firma dell'accordo per il cessate il fuoco di ieri pomeriggio a Minsk. Nonostante alcune scaramucce, sembra reggere dunque la tregua tra le milizie dell'esercito ucraino e le truppe dei separatisti filorussi. I presidenti ucraino Petro Poroshenko e il russo Vladimir Putin hanno constatato durante un colloquio telefonico che il cessate il fuoco è globalmente rispettato, esprimendo al riguardo reciproca soddisfazione. E torniamo in Italia con il premier Renzi, che ha disertato il convegno di Cernobbio per recarsi a Gussago in provincia di Brescia ad inaugurare una nuova fabbrica. Continueremo sulla strada delle riforme, ha detto Renzi, ma l'ex presidente Barroso invita tutti a passare ai fatti. Di riforme, dice, se ne sono viste poche. Stefania Squarcia. La polemica era dietro l'angolo, voluta forse dallo stesso Renzi, che preferisce inaugurare un nuovo stabilimento delle rubinetterie bresciane a Gussago, dopo aver incontrato a Firenze un industriale indiano dell'acciaio interessato al gruppo Lucchini, invece di sedersi al tavolo con i soliti noti al convegno di Cernobbio, dove ormai da 40 anni politica, industria e finanza si confrontano. Ma Renzi probabilmente non si aspettava le critiche di Barroso, presidente uscente della Commissione europea, e di Susanna Camusso, segretario generale della CGIL. La cronaca della giornata ci racconta infatti di un Barroso, ormai non più imbrigliato nei formalismi e nella diplomazia forzata della carica che ricopriva, che liberamente esprime la sua opinione. Nella giornata dedicata dal Forum Ambrosetti alle riforme per la crescita e si discute soprattutto su come superare il rigore, dice che l'Italia prima di chiedere la flessibilità in Europa deve fare le riforme al suo interno. Riconosce e applaude gli sforzi fatti dai governi Monti e Letta e aggiunge, con un sottointeso riferimento a Renzi, che non bisogna fare solo gli annunci ma effettivamente le riforme. Aujourd'hui c'est pas un
important pour nous avoir une polémique. E in un'ideale botta risposta, Renzi, che non si è presentato a Cernobbio, parla ad una radio francese e difende il lavoro del governo, dagli 80 euro alla riforma istituzionale, considerata la prima vera riforma economica, e sottolinea che la democrazia prevede i tempi imposti dalla discussione parlamentare. Non si va da nessuna parte con le riforme senza cuore. Continueremo a fare le riforme costi quel che costi, ma non basta per far ripartire davvero l'Italia, dichiara Renzi, facendo appello agli imprenditori per lavorare insieme. Basta con la cultura della rassegnazione. Gli esperti che ci dicono che siamo finiti non ne hanno azzeccata una negli ultimi 20 anni. Il premier rilancia quindi l'orgoglio tricolore, auspicando un ruolo più forte del nostro paese anche in Europa. Il meglio deve ancora venire, dice. Poi si avvicina ad alcuni poliziotti presenti per salutarli. A completare il quadro delle critiche a Renzi è intervenuta pure il segretario della CGIL, Susanna Camusso, che parlando al quotidiano La Stampa accusa le politiche del governo di cambiare solo nelle parole e definisce quella di Renzi come la solita ricetta per trovare risorse in fretta, colpire dove è facile farlo, ovvero i soliti noti. La stessa politica che da 6 anni, rimarca, ha solo aggravato la crisi. Camusso accusa poi il falso in bilancio è stato rimandato, Italia agli statali no. E intanto ci sono anche altre anomalie nel mercato del lavoro. Analisti e progettisti di software, tecnici programmatori, ingegneri energetici, meccanici, tecnici della sicurezza del lavoro, esperti in applicazioni informatiche, insomma, sono difficili da trovare sul mercato. La CGIL di Mestre ha analizzato i dati emersi dalla periodica indagine dell'Unioncamere e il Ministero del Lavoro su un campione qualificato di imprenditori italiani. Oltre 29.000 nuovi posti di lavoro sono le previsioni di assunzione per il 2014 per queste figure professionali e 8.500 di questi rischiano di non essere coperti. E parliamo adesso dell'agricoltura sociale, che non teme crisi e disoccupazione, coinvolge nelle aziende immigrati, disabili e tossicodipendenti. Gli imprenditori affiancano alla propria attività lavorativa uno spazio dedicato ai più deboli. Vi raccontiamo ad esempio la storia di un'imprenditrice che ha aiutato i disabili, pensate un po', grazie anche ai cavalli. Daniele Bungaro. La disoccupazione ha messo in ginocchio il paese, ma la crisi economica ha anche fatto nascere imprese capaci di conciliare solidarietà e giusto reddito. Un'economia dal volto umano. Sembra strano, ma in Italia esistono imprenditori coraggiosi che hanno affiancato al proprio fare impresa un progetto destinato ai più emarginati e indifesi, come immigrati, disabili o carcerati. Questo avviene in particolare in agricoltura, ma anche in altri settori. Secondo la Coldiretti, nel 2014 oltre 1.000 aziende hanno praticato un'agricoltura ribattezzata sociale. L'agricoltura prosegue questo grande percorso che è fatto di un modello di sviluppo che guarda all'agricoltura unita con i territori, ma che mette soprattutto la persona al centro. Mette la persona al centro come consumatore, cercando di dare un prodotto di massima qualità e con tutte le informazioni necessarie, con la massima trasparenza, ma mette la persona al centro anche con grandi percorsi di inclusione delle persone più deboli. E quindi nelle nostre imprese agricole, proprio con l'agricoltura sociale, stanno avvenendo sempre di più percorsi di inserimento e di integrazione nel lavoro quotidiano delle imprese agricole di persone svantaggiate. Questa imprenditrice pochi anni fa ha deciso di lasciare un incarico nel settore della comunicazione per dedicarsi alla coltivazione della terra e l'allevamento di cavalli con l'obiettivo di aiutare i disabili, un progetto di terapia occupazionale. I disabili qui lavorano a contatto con la natura e gli animali. Questa azienda, nonostante la grave crisi economica, è riuscita a rimanere in vita e fare buoni profitti grazie anche all'aiuto dei disabili. La mia è una storia dal volto umano, una storia lavorativa ed è una storia di scelta di vita, perché io da un'attività completamente diversa, molto distante dall'agricoltura, nel 2008 ho deciso di mollare tutto per dedicarmi all'allevamento dei cavalli. Da lì poi sono nate anche altre situazioni e si è sviluppata tutta un'altra realtà, che è quella dell'accoglienza verso categorie svantaggiate, verso persone con disagio. In Sierra Leone, uno degli stati africani più colpiti da Ebola, la popolazione dovrà rimanere in casa per 4 giorni, dal 18 al 21 settembre, per impedire il diffondersi dei contagi. Lo riferiscono la BBC e il Guardian Online, citando una fonte di alto livello dell'ufficio presidenziale. Già a fine luglio il governo aveva proclamato lo Stay at Home Day, la giornata cioè della permanenza a casa, per impedire proprio la diffusione del virus.
E ci spostiamo in Iraq, da dove arriva una notizia che, se confermata, potrebbe essere il prologo di una nuova tragedia. Secondo testimoni, 100 bambini di un orfanotrofio di Mosul, città del nord del paese, sarebbero stati presi in ostaggio dai miliziani dell'ISIS. Al momento non si sa nulla del loro destino. E proprio a Mosul si trovava questa notte il nostro inviato in Iraq, Massimiliano Cocchi. Ascolteremo la testimonianza di una bambina e la voce dell'arcivescovo caldeo di Mosul, che dice: a Mosul non è rimasto più un cristiano. Vediamo. Doveva essere un lussuoso centro commerciale, invece è diventato una cittadella degli sfollati. Un cantiere di tre piani, ogni piano una città. Nel seminterrato la gente di Bartallà, al piano terra quella di Karamlesh e al primo piano gli sfollati di Mosul. In tutto più di 3.000 persone e la metà sono bambini. Loro giocano e si divertono con un cartone animato, eppure hanno storie tremende da raccontare. Questa famiglia è appena arrivata da Karakosh e dicono di essere stati arrestati dalle squadracce dell'ISIS, di essere stati picchiati e minacciati. Mariana ha 6 anni ed è contenta perché anche lei ha una storia da raccontare a quelli della televisione, ma è una storia che nessun bambino dovrebbe mai poter raccontare. Ci dice che i più piccoli li tenevano tutti in una stanza, senza i genitori, che ogni giorno andava un signore vestito di nero e diceva: venite con noi nell'Islam. Portava il libro sacro, gli spiegava che bisognava amarlo e glielo faceva baciare. Poi aggiungeva: chi non diventa musulmano lo uccido. Quando faceva così qualche bambino piangeva e allora lui diceva che stava scherzando. Poi Marianna ci guarda orgogliosa e dice: io non ho mai pianto. Maad racconta che un giorno sono arrivati dei miliziani dell'ISIS con un grande fuoristrada e lui non ha dubbi. America, Germania, Siria, Turchia. Erano americani, tedeschi, siriani e turchi. Poi spiega che quando è arrivato un altro gruppo di jihadisti li hanno cacciati dicendogli: andatevene da qui, Karakosh è una città musulmana. Le città dove non c'è più posto per i cristiani nel nord dell'Iraq sono sempre di più. A Mosul le chiese sono abbandonate e il vescovo, Monsignor Amel Shamon Nona, per incontrare la sua gente, ora è qui che deve venire. Per cercare di migliorare le condizioni dei profughi, la chiesa locale ha ripulito il cantiere, portato la luce e i servizi igienici, fornisce i pasti che vengono cucinati qui. La situazione è difficile, ma la preoccupazione maggiore è per il futuro. Tutti i nostri cristiani adesso pensano: come è possibile tornare a vivere con le persone che abbiamo vissuto con loro circa 40-50 anni, forse di più, e poi erano i primi che hanno partecipato con l'ISIS a cacciare via, a mandare via i cristiani, poi a saccheggiare anche le case dei cristiani. Questa famiglia è arrivata da Bartallà e dice che le condizioni di vita qui sono difficilissime e si chiedono perché la comunità internazionale non si impegni per garantire la sicurezza delle loro città. Vorrebbero tornare a casa, anche se, dice questa ragazza, sappiamo che le nostre case sono state saccheggiate. La situazione dei profughi si sta facendo sempre più pesante. Questo è uno dei 5 campi che le Nazioni Unite stanno allestendo fuori da Erbil. Qui dovranno essere ospitate le persone che attualmente si trovano all'interno degli edifici scolastici, che dovranno essere riaperti nelle prossime settimane. In questo campo verranno circa 3.000 persone. Una distesa di tende su un campo polveroso con pochi bagni e serbatoi d'acqua che non basteranno per tutti. Terry Dutto è un cooperante italiano della FOXIV che di emergenze umanitarie ne ha viste tante. La fretta ha creato questa situazione che sembra inverosimile, che però è una situazione che, viste le condizioni esterne al paese, vale a dire l'attacco ISIS ancora avanti, può durare. Può durare, e se queste tende arrivano all'inverno, le persone che abitano sotto le tende soffriranno in modo abbastanza pesante. Nei report delle organizzazioni internazionali questo potrebbe essere letto come un successo: 3.000 persone sistemate in un campo attrezzato, ma qui non dovrebbe vivere nessuno. Le immagini del campo hanno cominciato a circolare e i profughi sono in agitazione. Non è detto che nelle prossime ore le Nazioni Unite siano costrette a cercare una soluzione diversa, una soluzione più dignitosa. Allora, dialogo interreligioso, già dialogo interreligioso, soprattutto dove il cristianesimo convive con l'Islam. Poi famiglia ed evangelizzazione, sono questi i tre temi forti toccati da Papa Francesco nel suo discorso ai vescovi del Camerun, ricevuti stamattina in occasione della visita ad Limina. Ma per saperne di più ci colleghiamo con Francesco Durante, che si trova a Piazza San Pietro.
Eccomi qui, Cesare. Sì, tra gli impegni di Papa Francesco oggi l'incontro, come hai detto, con i vescovi della Conferenza Episcopale del Camerun in occasione della visita ad Limina. Nel discorso che ha consegnato ai presuli, il pontefice ha posto l'accento soprattutto sulla necessità del dialogo con i musulmani, un fattore indispensabile, ha sottolineato, per la coabitazione pacifica, per scoraggiare la violenza di cui sono vittime i cristiani in alcune aree del continente africano. Ma sentiamo nel dettaglio il servizio di Paolo Fucili. La presenza islamica in Camerun rappresenta un invito pressante a testimoniare la fede in Cristo risorto con coraggio e gioia. Papa Francesco sprona così i vescovi camerunensi arrivati a Roma per la periodica visita ad Limina. Una chiesa giovane rappresentano, in un paese cristiano sia maggioranza, ma dove pure i numeri dell'Islam sono cospicui, e il dialogo della vita, lo chiama bergoglio, è indispensabile, dice, per mantenere un clima di coabitazione pacifica e scoraggiare lo sviluppo della violenza di cui i cristiani sono vittime in certe regioni africane. Riferimento chiaro alla vicina Nigeria, da dove il Camerun teme l'infiltrarsi dei fondamentalisti di Boko Haram. Altro incoraggiamento è a collaborare bene tra Chiesa, Stato e società. L'impegno in opere sociali, educative, sanitarie, caritative è parte integrante dell'evangelizzazione. Poi la formazione del popolo di Dio in tempi come questi, in cui, denuncia il Papa, relativismo e secolarizzazione attecchiscono anche in Africa. Prestate speciale cura alle famiglie, chiede Francesco ai vescovi camerunensi, contro la tentazione del tornare a pratiche ancestrali incompatibili con la fede cristiana. E sostenete, ultima severa raccomandazione, la vita spirituale dei sacerdoti contro le numerose tentazioni del mondo, come potere, onori e denaro soprattutto, perché una cattiva gestione dei beni, l'arricchimento personale, lo spreco sarebbero particolarmente scandalosi là dove tanta gente manca di che vivere. Francesco ha indetto per domenica 28 settembre una giornata di preghiera per l'Assemblea Generale Straordinaria del Sinodo dei Vescovi, che si svolgerà in Vaticano dal 5 al 19 ottobre. Il tema riguarda la famiglia, lo ricordiamo, in particolare le sfide pastorali sulla famiglia nel contesto dell'evangelizzazione. Tutti i fedeli, comunità ecclesiali, sono invitati a pregare prima e durante lo svolgimento del Sinodo. Viene raccomandata in particolare la recita del Rosario. A Roma si pregherà nella Cappella della Salus Populi Romana della Basilica di Santa Maria Maggiore, e tra breve sarà pubblicato un piccolo sussidio con la preghiera alla Santa Famiglia per il Sinodo, composta da Papa Francesco, in cui chiede che le famiglie possano essere luoghi di comunione dove non si faccia mai più esperienza di violenza, di chiusura e divisione. Staremo a vedere. Da Piazza San Pietro è tutto, a voi studio. E la Bibbia è il libro più diffuso nelle case italiane, lo spiega una ricerca presentata oggi pomeriggio a Mantova al Festival Letteratura, nel penultimo giorno della più effervescente kermesse di libri e cultura italiana, visitata in queste ore anche dal Premier Matteo Renzi. Per noi c'è Luigi Ferraiuolo. In un paese dove si legge poco, dove il libro è un bene pregiato, la Bibbia è il testo più amato dagli italiani, o meglio, quello presente dovunque, in quasi tutte le famiglie. Oltre 8 persone su 10 hanno in casa almeno una copia di questa piccola biblioteca, come la chiama il Papa Emerito Benedetto XVI, e quanto emerge da una ricerca voluta dalle Edizioni Deoniane di Bologna per i 40 anni dalla prima traduzione italiana della Bibbia di Gerusalemme, presentata a Festival Letteratura a Mantova. Emerge con una certa chiarezza che le persone che maggiormente la conoscono sono anzitutto i giovani tra i 15 e i 32 anni e anche le donne, mentre la popolazione più anziana la conosce di meno. E l'attribuzione della Bibbia soprattutto al cristianesimo è molto forte. Naturalmente possedere una copia della Bibbia non significa leggerla, né tantomeno conoscerla. Tuttavia in Italia non è un semplice soprammobile. Circa 2 italiani su 3 dicono di averla letta. È un libro riconosciuto non solo dai credenti, ma da tutti. Il grande codice universale dell'Occidente.
L'indagine, curata da Ilvio Diamanti, è stata realizzata su un campione di 1560 persone. Dalla ricerca emergono curiosità come ad esempio il convincimento che il 25 dicembre sia una data annotata sulla Bibbia, oppure che il numero dei magi sia anch'esso indicato sulla Bibbia, mentre in realtà sappiamo che ci arriva dalla letteratura apocrifa. Ed ora ad Assisi, dove si è svolto il secondo incontro nazionale organizzato dal Forum degli Oratori Italiani, che ha coinvolto centinaia di animatori da oltre 65 diocesi italiane. Vediamo. Sono oltre 1000 in arrivo da 65 diocesi italiane. Hanno invaso Assisi per mettere in relazione le loro esperienze, le attività, i modelli educativi. Sono animatori e coordinatori degli oratori italiani in rappresentanza degli oltre 300.000 volontari e operatori delle circa 7.000 strutture aperte, luoghi di accoglienza, di cultura e di formazione in continua evoluzione. Cambiare vuol dire magari le forme, magari le modalità organizzative, magari le attività che si fanno, ma non cambiare nel voler bene fino in fondo ai nostri ragazzi, che fondamentalmente per l'oratorio vuol dire mettere insieme la dimensione della crescita della persona con la dimensione del Vangelo. Nella città di San Francesco sono arrivate le realtà più recenti, in genere dal meridione d'Italia, dove c'è grande fame di spazi sani, di libertà, di crescita e di aggregazione, come nelle esperienze della diocesi di Messina. In Umbria e Lombardia, dove le realtà sono più radicate e consolidate, invece sono nati percorsi formativi, anche universitari, per preparare i giovani laici alla guida delle strutture. Negli ultimi 6-7 anni più di 25 realtà sono venute fuori dal nulla, cioè dall'entusiasmo di parroci con collaboratori che sono diventati volontari dell'oratorio a servizio delle giovani generazioni. L'oratorio riesce ad offrire quell'ambiente sicuro, quel posto d'accoglienza di cui le famiglie hanno bisogno, ma che soprattutto è necessario per i ragazzi. Nelle giornate assisane del Forum degli Oratori Italiani, un obiettivo su tutti: rafforzare il modello di un'educazione non più calata dall'alto, ma che fa del protagonismo dei ragazzi la carta vincente. Nessuno è oggetto che riceve e basta, tutti diventano soggetti, cominciando anche da ragazzi più piccoli, promotori dell'oratorio. E andiamo subito a Venezia dal nostro inviato Fabio Falzoni, perché proprio in questi minuti sta iniziando la cerimonia finale del festival, quello in cui vengono attribuiti i premi. Fabio, tu sei lì per noi, ancora non è stato detto nulla, ma c'è qualche indiscrezione che ci puoi raccontare? Allora, buonasera a tutti, buonasera Letizia, buonasera Cesare, a tutte le amiche e gli amici che ci seguono in diretta da casa. Sì, mi trovo qui alla Mostra del Cinema di Venezia, si è appena concluso, alle mie spalle il tappeto rosso, sta proprio per iniziare la cerimonia di premiazione. Noi abbiamo curiosato, perché insomma indiscrezioni non ce ne sono, però vedendo arrivare i premiati si capisce chi ha vinto, anche se non sappiamo chi ha vinto che cosa. Intanto ricordiamo, è presente il Presidente del Senato Grasso, il Presidente della Commissione dell'Unione Europea Barroso e naturalmente le giurie al gran completo. E qui c'è un bel dilemma, perché iniziamo subito a usare i condizionali, poi ci collegheremo di nuovo più avanti e vi potrò dare notizie più certe, ma insomma sembra che il Toto Leoni, i leoni più importanti, siano andati a dei film che, com'è nella tradizione di una mostra d'arte cinematografica, rappresentano una visione d'arte, quindi anche film complessi, difficili. C'è un film svedese, Un piccione sedeva sulla panchina riflettendo sulla sua esistenza, c'è il film di Joshua Oppenheimer, che racconta i delitti di Stato compiuti in Indonesia dal dittatore Suharto, ma soprattutto, e questo è un film molto molto atteso, c'è il nuovo film del regista russo Konchalovsky, un film piccolo piccolo che ci dimostra come anche in uno sperduto villaggio della Russia si possa vivere meglio che in una grande città. Si intitola Le notti bianche del postino. Allora mi direte voi, ma l'Italia? E qui c'è la grande incognita, nel senso, l'Italia sicuramente ha vinto qualcosa, perché ve lo posso dire. Ho visto sfilare poco fa sul tappeto rosso Saverio Costanzo e Alvaro Orvaker, regista e protagonista di Angry Hearts, un film molto controverso, forse non il migliore dei film italiani. Si dice addirittura che potrebbe avere vinto due premi. È la storia, insomma, di una famiglia, questi genitori che fanno un bambino, papà e mamma si scontrano sul modo in cui educarlo, insomma un film che farà molto molto discutere. E quindi vedremo che cosa ha vinto. Allora io vi do l'appuntamento alle 8:30 nel TGTG, perché adesso entro nella sala grande, vediamo chi ha vinto che cosa e ne discuteremo più approfonditamente più tardi. Grazie.
Grazie Fabio, allora come avete sentito a più tardi per il commento sui vincitori e noi ci salutiamo qui. Grazie per averci seguito. Buona domenica.